Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano, a Milano, in Duomo, in Galleria, che follia. Eppure in questo luogo impossibile io ti ho detto ti amo, tu mi hai detto ti amo, ti amo. Vena canterina, io non sono Memoremigi ma sono a Milano e mi sono innamorata a Milano e sono innamorata di Milano, ecco qua. Sono in giro per acquisti, per fare commissioni per la suocerina. Sta calando una nebbia inquietante, mi trovo in via Medeghino e sono appena andata a fare la spesa al PAM, ma in fianco al PAM c'è un Tigotà. Il Tigotà, come saprete, vende profumi e io, che sono una compulsiva acquistatrice di profumi, nonostante ne ho presa appena comprati 7, ne ho preso un altro ne ho preso un altro perché è un profumo che io amo e odio nello stesso tempo. È stato il profumo della mia giovinezza, quando era ancora bello, perfetto, inimitabile, meraviglioso. Adesso non posso mostrarvelo perché sono carica di borse. Comunque sto parlando di Opium di Yves Saint Laurent. L'avevo ricomprato 5-6 anni fa e mi aveva delusa perché la riformulazione è pessima. Però l'altra sera l'ho riscoperto nell'altra casa che ho a Vigevano, l'ho spruzzato, l'ho rivalutato e siccome quella boccetta sta volgendo il termine, me lo sono ricomprata oggi, così da domani andrò in giro a chiedere l'elemosina. No, scherzo, ovviamente. Ho un po' il fiatone perché ho fatto giri mirabolanti intorno a questa piazza che si chiama Piazza Agrippa, non si vede di niente, ma Milano è così, o la si ama o la si odia. Io la amo, la adoro, io sono una milanese mancata, io ci vivrei tranquillamente, ma sto bene anche in campagna, eh? Infatti ogni tanto quando vengo da mia suocera ci sto qualche giorno e godo come un riccio, anche se questa non è una delle zone più belle, non è una zona centrale, è una zona barona e è lontana dal centro. Comunque bisognerebbe prendere la metropolitana, però niente, tornando al mio giretto, la nebbia sta calando, c'è in giro un puttanaio di gente, scusate il termine, e come sempre ci sono ricascate di nuovo perché al Tigotà sono entrata per prendere tutt'altra cosa che non ho comprato. Cercavo un set di crema per il viso piccola da tenere qui, ma non l'ho trovata e ho preso Opium. Come sempre, tagliatemi le mani, ho il fiatone perché ho una borsa che è pesantissima, ho la pelliccia e ho un caldo boia nonostante faccia un freddo allucinante, veramente un freddo pazzesco. La nebbia sta sempre più calando, è bella densa, non si vede da qui a lì. Infatti il portone della casa in cui abito è a 2 passi, ma non lo vedo ancora. E comunque, giornatina così, di riposo fino alle 5, non so adesso che ore siano, e poi uscitina così veloce per acquisti. E c'è scappato pure il profumino, e vabbè. Vabbè, tra l'altro ho Opium Eau de Toilette e io credevo che fosse una de parfum. Invece mi ha detto che l'ho commessa, mi ha detto che esiste solo l'eau de toilette, ma è buono anche così. Finalmente io sono arrivata, vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ah, che fatica vivere. Ah, ciao ragazzi, alla prossima.